in tutta questa emergenza del coronavirus. Ne parliamo con la dottoressa Margherita Mazzola, che è biologa. Ben trovata intanto e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno, buongiorno, grazie a voi. Allora, ci vuole dire, perché noi abbiamo spulciato, no? Andando su internet e cose varie, chiaramente noi non siamo né degli esperti, né dei medici, né degli specialisti, né dei biologi. E allora abbiamo letto di questo ozono, ma è vero che l'ozono può influire in questo momento di emergenza sul virus? Allora, assolutamente sì. Dobbiamo considerare il fatto che l'ozono è un grandissimo ossidante e grazie a questa sua caratteristica ha un elevatissimo potere disinfettante. Perché? Perché è in grado, specialmente nel caso dei virus, di andare a inattivarli, quindi non li rende patogeni. Cosa fa in particolare? Va a distruggere la porzione del virus che serve al virus per introdursi nelle nostre cellule. Quindi in questo modo, distruggendo la parte del virus che serve al virus per entrare nella cellula e replicarsi, lo rende di fatto inattivo. E consideri che basta una sanificazione ambientale di 20-25 minuti con ozono per avere un'inattivazione totale del 99% della carica virale. Bene, quindi allora la notizia era giusta, l'abbiamo beccata a questo punto e ci preme però sapere, chiaramente i nostri amici telespettatori a casa, la prima cosa che vogliono sapere, ho capito, ma questo ozono dove si trova, dove lo prendiamo e se lo possiamo utilizzare e se c'è una differenza fra l'ozono utilizzato per la sanità e l'ozono che invece si può fare a casa magari, no? Si può utilizzare. Allora, guardi, per quanto riguarda la sanità, l'ozonoterapia viene utilizzata dai medici e quindi è giusto che siano loro a parlare dell'ozonoterapia praticata su pazienti Covid. Per quanto riguarda noi a casa, io non so se si vede bene, alle mie spalle c'è un piccolo quadratino bianco che è un ozonizzatore casalingo. In Sicilia abbiamo un'azienda, la Terminter, che produce ozonizzatori sia per uso casalingo che per uso commerciale, quindi nei posti, negli uffici, nelle palestre, in qualsiasi attività commerciale. Questi dispositivi vengono prodotti e distribuiti da Terminter in Sicilia e per quanto riguarda Palermo e la Sicilia occidentale abbiamo la Vilma SS con sede a Carini che appunto distribuisce su questa porzione di territorio. Quindi siamo attrezzatissimi per poter sanificare tutte le nostre abitazioni. Quindi cos'è? Un apparecchetto? Cos'è questo? Un apparecchetto che spruzza l'ozono nell'aria? Questo in particolare è un ozonizzatore da casa. Può sanificare una stanza alla volta, ma sanifica anche la frutta, la verdura, le scarpiere, gli armadi, qualsiasi cosa lei voglia ozonizzare, basta metterlo in funzione per 15 minuti e noi abbiamo il nostro erogatore di ozono casalingo. Guardi, mi ha creato una cosa che ora mia madre è la prima cosa che vorrà pure l'ozono, perché lei è sempre tutta attenta a sé. Guardi, di chiamare assolutamente in azienda e di procurarsi il suo ozonizzatore casalingo. Guarda, avrà soltanto. Quindi è in distribuzione. Va bene, sì, grazie tante, è stata grazie molto precisa. Grazie a tutti, buona giornata. È una bella notizia, anche l'ozono naturalmente ci può aiutare a sanificare le nostre case e questa è la notizia.